serve un intervento di sostegno straordinario per i gravi danni subiti dal comparto agricolo in provincia di Ragusa e pertanto viene chiesta la dichiarazione dello stato di calamità naturale. La giunta provinciale, nella recente seduta presieduta da Franco Antoci, su proposta dell'assessore Enzo Muriana, ha deciso di muoversi in questa direzione, dichiarando appunto lo stato di calamità per i danni causati dalla recente eccezionale ondata di maltempo. I danni più consistenti, come è noto, si sono verificati nella fascia costiera che da Acate si allunga fino ad Ispica, dove sono stati praticamente rasi al suolo numerosi insediamenti agricoli. Allo stesso tempo, le forti piogge che hanno martoriato il territorio ibleo hanno anche provocato l'esondazione del Dirillo, col conseguente allagamento di terreni e la chiusura di diverse arterie. La dichiarazione dello stato di calamità è stata anche chiesta perché i danni subiti al settore agricolo e zootecnico, senza un intervento di sostegno straordinario, aggraverebbero la già pesante crisi dei comparti. Quindi l'appello alla Regione Siciliana affinché per gli ingenti danni si prendano gli opportuni provvedimenti per il riconoscimento dello stato di calamità naturale e il conseguente stato di emergenza.